Gentili telespettatori, ben arrivati a una nuova puntata di Cinema da Mare in TV, come sempre il giovedì. Questa settimana abbiamo degli ospiti veramente straordinari. Per me è un grande piacere oggi avere in studio, con lo stile internazionale che è simbolo e sinonimo di Cinema da Mare Festival, una regista che viene dal Pakistan, si chiama Firuzeh. Sì, Firuzeh Yousafzai. Ecco, preferisco che lo dici tu il cognome, poi c'è Andrea Carfi che viene da Roma Buonasera. e con noi anche Antonella Di Maio che ci aiuterà nella nostra chiacchierata internazionale. Così. Grazie Antonella. Insomma, Firuzeh, Andrea, siete stati ospiti a Cinema da Mare Esatto. nell'edizione del 2009. Sì. Firuzeh ha vinto anche quell'edizione. Infatti abbiamo delle foto, abbiamo portato due foto che ricordano quella meravigliosa esperienza. Ecco, questo è il gruppo di Cinema da Mare di quell'anno. Numerosissimi, avete lavorato insieme e tu hai avuto anche il premio finale. Qui era Nova Siri con il direttore e quindi com'è stata, Firuzeh, quell'esperienza di Cinema da Mare? The experience at Cinema Yeah, de right, what Mare. experience? I was part of Cinema de Mare in 2009, and that's when I got the Best Director's Award as well. Cinema de Mare is completely wild and crazy, really, because imagine spending summers in Italy, meeting 100 filmmakers from more than 35 different Dunque, countries. è stata a Cinema da Mare nel 2009 e dove è stata anche premiata, insomma, Sì, durante come abbiamo quell'edizione, detto. ed è stata una cosa straordinaria, completamente folle, Sì. divertente, perché Talmente c'erano straordinaria che lei ha deciso di rimanere in Italia e questo ce lo deve So many spiegare. that you decided to stay in Italy. Yeah, because it's the whole experience from Cinema di Mare was not simply about filmmaking or simply, not simply about attending workshops or seminars or meeting prominent filmmakers, but what I felt was that it was more about celebrating cultural diversity, and I Ok, perché literally fell in love with it. semplicemente non era un incontro cinematografico insieme ad altri ragazzi, però era soprattutto un posto in cui si potesse celebrare questa multiculturalità che lei ama Infatti propriamente. è la tua passione, questo argomento ti appassiona e ti ha Multicultural is appassionato your passion. con Andrea, un compagno professionale di lavoro con il quale state lavorando a Roma, è vero Andrea? Com'è stato Esattamente. il vostro incontro e come mai? Di che cosa parlate Noi ci di questo nuovo siamo progetto? Incontrati a Cinema da Mare professionalmente e diciamo, ci siamo incontrati proprio a livello di interessi in comune. Sì, perché non abbiamo detto, tu sei un Sì, sociologo, sono un tra l'altro. sociologo, ricercatore etnografico e docente, anche formatore e progettista e anche sceneggiatore. E quindi diciamo, incontrarsi in Cinema da Mare, quindi dove persone da tutte le parti del mondo si incontrano per condividere interessi, passioni, ovviamente legate al mondo del cinema, era qualcosa di veramente emozionante e splendido. Lo è E ancora, lo è è ancora, passato al passato, anzi ovviamente. noi aspettiamo anche Parlavo ovviamente quest'anno. dell'edizione 2009, che insomma, Certo, dove abbiamo certo, certo. partecipato. Certo. E voi state lavorando a un progetto, avete voluto portarmi un contributo che parla appunto di questo progetto. Ci fai una breve introduzione e poi vediamo il video. Okay, I'll talk about Caravana right now. Yeah, right. Currently we are working on a project, it's called Caravana. Attualmente stanno lavorando su un progetto chiamato Carovana. It's an intercultural association which works as a research and a filmmaking studio. Che è un'associazione che lavora come ricerca e preparazione di film. Currently the first film and the first documentary that we are working on is about a participatory cross-cultural video exchange program between Pakistan, America and Italy. Ok, praticamente attualmente stanno lavorando su un progetto, cioè su questo programma che riguarda uno scambio interculturale tra Italia, Pakistan e America. Ah, quindi ti porta anche ad avere contatti con l'estero. Qual è la tua esperienza con gli Stati Uniti? Che cosa ti ha dato? Could you please tell us about your experience in the United States?
parecchietti. Oh, ok. My experience of IVLP. IVLP is an amazing opportunity for emerging filmmakers, artists, professions and leaders from various key fields. È stata un'esperienza straordinaria, è un'esperienza realmente straordinaria per chi produce film, ragazzi che producono film. It's quite a prestigious professional exchange program which is sponsored by US Department of State. Ed è sponsorizzato questo LVP al quale lei ha partecipato dagli Stati Uniti, proprio dal Dipartimento. They have these specially designed modules and short-term visits to the US. We were a group of 11 filmmakers from various countries, selected from Pakistan. And our thematic program was documentary filmmaking in the US. Ok, sono stati selezionati praticamente circa 11 ragazzi, l'era quella del Pakistan praticamente. Bene, bene, allora vediamo il filmato, così okay. Poi possiamo parlare. Ok. My Valley, Bumburut. It is the most attractive and the largest of the remaining two Kailasha valleys, Birir and Rumbur. We are total of about 4,000, well, approximately 4,500 Kailasha residing in these three valleys. Well, we used to be around 6,000 10 years back. Maize forms our main crop from which we derive our staple diet. Communal work, men, women, children, will we all contribute together in adding to the economy of our valley. Моя жили пене рисчава, лоу плюш, а уже тара кабедява, но не атара не бата не сима, а парим пада дале ду ристи. Пая сому кети рисчая лула, пая сому не ума, не, ти ча дешара и укия, а вио не джона дай, же тио рисча на карин, деша кай карин, деша насып ходин. Дале кодай капай у риза не ау дале, ти ча дешара пяла лоу то вио кося не, Abio tata ka ke bao ko shen ne na si po ko shen ne ka bi ticha de sha. Emi sha si tata ka ri tek pe ko jin da ne ami mai dure ni nem da emi ami mai dura min la sam da emi ka pa no pa in sha la pa. Mo ka re. Chalam ki emi mi a ja mo ka ra ja. Я тата капеджава, но гуник грилай мау, мы кару гия, бантем шени, тем тас. Тата капера, но гуник гри тем мау, гуник гри. Ту гери стас и ристян, хоть и касу сту, но мои сти адат кая, у той не чечели. Бука стала кая пауда и один аля ия, тапа ристя со всех прияу. Ту атру атру и батай ушия. Трое гия бьезда и ту, а, трое молота бьезда.
पहला शॉट देखा आपने जिसमें आप कपड़े तार से निकाल रहे हो और राबिया आती है पुल तोड़ती है, किस तरह लगा? नहीं, साची लग रहा था, ऐसा ही लगता है जिवें हमारे घर से ही हो रहा था, जिवें घर से ही हमारा बाग बन गया, जो ख्वाब है वो पूरे हो गए। हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि हमारा भी ऐसा घर हो, हम भी ऐसे भागे फूल तोड़े खेल लें, दिल तो करता है। दिल तो नहीं करता भी बच्चे हार का काम ही करें, जब बर्तन ही मांगते रहें।
फिर दिल भी करता है कि बच्चे ऐसे रुलते हैं भागते इसके यही है कि इसके साथ काम ही कर लें। मेरे लाचे नू पैगा वट सजना जड़ा थोड़ा जिन्ना पीछे पीछे हट सजना मां मेरी ने गुत मेरी पुट सुटनी मेरे लाचे नू पैगा वट सजना। सही बात है, मैंने तो ये भी देखा कि मैं किसी बड़े घर में भी हूँ, ये भी देखा मैं पढ़ती भी हूँ, जब मेरा दिल करता ना मैं ये बड़े बड़े स्कूल देखती हूँ तो मेरे जेहन में ऐसा ऐसे आ जाता है कि कभी हम भी ऐसे पढ़ते या हमारा भी घर ऐसा होता। उम्मीदें नहीं पूरी नहीं हुई। जब आप तैयार होती हैं, क्योंकि आपका शौहर ने कहा था कि हम शादी पे जाएंगे, तो किस तरह तैयारी करते, क्या लगा? तैयार तो यही कि मेरा शौहर कह रहा है कि तुमने जाना है तो मैं यही मेनू खुशी है कि मैं कपड़े डालूं, फिर भी पुराने हैं कि बहुत ही पुराने हैं, कमीज है शलवार नहीं है, इतने पुराने कपड़े कि मेरा दिल नहीं कर कि वो कहता है कि यही पहन लो और चलो, मैं बस नहीं जा सकती, वो गुस्से में हो गया अब के तो दिल भी नहीं करता, तो फिर मैं कहती हूँ कि मर्द है आखिर उसकी भी ना मानूँ तो वो गुस्से होएगा, जब वो आएगा देखेगा भी अच्छी है कजला डाला है और मैंने अपना परांदा भी दुपट्टा भी अच्छा किया, मैं तैयार होके बैठ गई। Insomma, interessante, ti porta completamente in un'altra dimensione, veramente, molto veramente profonda. Qual è il tuo ruolo nella realizzazione di questo progetto Caravana? Dunque, diciamo che l'idea di Caravana è anche quella di organizzare corsi, workshop su diverse tematiche come antropologia visuale, filmmaking ovviamente, ricerca etnografica applicata in vari campi, quindi comunque ecco, sicuramente organizzare corsi, erogare corsi di formazione, workshop e ovviamente fare ricerca, perché prima di ogni progetto c'è tutto un lavoro di ricerca etnografica attraverso diciamo le varie tecniche qualitative, ecco, tipiche. Come fai a prepararti? Attraverso diciamo interviste in profondità, interviste di gruppo, quindi i famosi focus group, sì, l'osservazione partecipante, le storie di vita, insomma ci sono tante è un lavoro complesso tecniche, ma molto interessante, molto interessante e molto importante per questi tempi. Sicuramente. Firuze, sì, come vedi la tua terra? Il tuo Pakistan, come lo vedi da qui, dall'Italia? Le differenze sono tante, sono abissali, ma in brevemente cosa ci puoi dire? Differences. Okay, my land Pakistan, you want to know the difference between Italy and Pakistan? There are many differences and ci sono molte differenze, diciamo, dal punto di vista politico. Yeah, but there is something very common. Ma c'è qualcosa di molto comune che abbiamo in comune col Pakistan. Sì. And that is Pakistan, I mean, we have really screwed up politicians and so does Italy. Parla dei politici del Pakistan che a quanto pare sono molto simili a quelli italiani. Questa è una veramente molto simpatica questa cosa. Quindi abbiamo questa similitudine col Pakistan quando si parla di politica. Yeah, it's, I mean, because when I used to think that, you know, of course, I mean, Italy, Europe, and of course they will have a little better situation, a little better political situation. Of course, the social, economic, and financial situation, in spite of the crisis, it's still a lot better than Pakistan. Quindi ovviamente dice che la situazione in Italia, essendo un paese europeo, è decisamente migliore rispetto a quella del Pakistan, sia a livello economico, anche se c'è comunque in atto una crisi attualmente, però chiaramente c'è una sottile differenza, si sta meglio qui, dice. Yeah, però I mean, you know, the social, political and economic situation, definitely it's better here in Italy, but the political situation, sometimes I feel in Italy, sometimes I feel it's worse than Pakistan because sente molte similitudini, addirittura a volte la sente peggiore rispetto a quella pakistana, la situazione politica. I mean, for example, when I came here and I watched the late night shows of Berlusconi, and you know, he has destroyed 17 years, his 17 years of rule has
you know, completely destroyed a generation. And this is what I feel. It's faccio accenni a Berlusconi, alla politica di Berlusconi e a quanto pare, insomma, secondo lei ha distrutto 17 anni di... Beh, certo. E, insomma, sentirselo dire da un pakistano veramente una cosa abbastanza inquietante. Quindi io diciamo che cambierei argomento. Perché la cosa veramente inquieta. Senti, yeah, because we thought our politicians were, you know, stupid and screwed up, but it's the same here. Forse ho capito. Sono stata molto diplomatica. Ho capito. Firuze, da quanto tempo stai in Italia? For now, well, I've been doing my master's, so on and off 1 year. Un anno? Yeah, one year. Cosa pensi di fare il prossimo anno? Tornare in Pakistan o rimanere ancora in Italia? Cosa pensi di fare? When I was based in Pakistan, before coming to Pakistan, I was in Dubai, and I'd been traveling a lot. So I really don't stay in one place, but I would prefer to have a base here in Rome, but I will always be traveling. Dice che lei viaggia sempre, è una gran viaggiatrice, è stata a Dubai prima di venire qui in Italia, però comunque le piacerebbe avere una base. Insomma, e potrebbe essere anche l'Italia. Rimanere in Italia. E noi ti diamo il benvenuto in Italia, speriamo di vederci ancora. Oh, e spero grazie. Soprattutto di vederti quest'anno, di vedervi anche a te, Andrea. Come no? A Cinema da Mare, perché potrebbe essere interessante parlare del vostro progetto anche ai nuovi ospiti, gli ospiti che arriveranno a Cinema da Mare, che spesso sì, sono i vecchi, ma anche i nuovi. Sì, come no, come no, sempre nuove assolutamente. Persone. Quindi assolutamente. Magari il vostro progetto può anche inserirsi in questo ambito, chissà. E quindi io, okay, insomma, io... Right. The Cinema di Mare is the perfect platform for having our project being screened and promoted, because Cinema di Mare has filmmakers from more than 35 countries, and also they invite renowned filmmakers and producers, and we need, you know, we need financial support, definitely. We need all sort of support. And allora, lei crede che comunque Cinema da Mare sia una piattaforma ideale, una base ideale per lanciare questo tipo di progetti? Così come chiaramente loro per fare quello che amano, quello che comunque sta così tanto a cuore, perché è un amore incondizionato, parte comunque, ha bisogno però di una finanza, cioè di essere finanziata, certo, conosciuta. Quindi è la piattaforma ideale per tutti coloro che hanno questi desideri. Bene, io purtroppo il tempo è scaduto e noi dobbiamo salutarci. Io sono molto felice, ancora lo ripeto, di avervi avuto qui e di parlare di Cinema da Mare con delle persone che l'hanno frequentato. Vi auguro di avere tanto successo per grazie. Il vostro progetto. Grazie mille. Ti auguro tante cose belle anche a te, Firuze. Grazie mille. E spero di rivedervi presto. Grazie Antonella per il tuo grazie. Contributo, utilissimo, dai, grazie mille. E ai nostri telespettatori, come al solito, l'appuntamento il prossimo giovedì, sempre Cinema da Mare in TV, vi aspettiamo. Buon cinema a tutti e buonanotte, grazie.